domanda era questa, Alia. Semplicemente, anche in virtù dell'esperienza che hai avuto ieri e 3 giorni fa, 4 giorni fa, no? C'è una umanità, o meglio, quella parte di umanità che uno sembra che sia più deputata a capire perché è estremamente specializzata, che paradossalmente capisce la parte specialistica, ma tutta l'ossatura e la parte trasversale non la capisce. Cioè proprio manca lo spessore umano. C'hai questa sensazione o come credi che sia? Guarda, io ti spiego quello che mi lascia sempre più perplesso. Io ho fatto una conferenza sulla sovranità monetaria, completarla tutta mi sarebbero voluti 2 ore e mezza, in realtà poi naturalmente è cominciato un po' in ritardo, perché la gente è arrivata un po' in ritardo, e a un certo punto arrivi verso le 11 e sera, puoi tenere là le persone, anche se quelli sono seduti comodamente, per cui ti ascoltano pure, ma dopo un certo tempo l'attenzione cala proprio fisiologicamente, voglio dire, è normale che sia così, anche se io faccio tutto il possibile per non farla cadere. Ma dicevo, alla fine tu chiudi e naturalmente ti fanno domande, la gente parla, cioè le persone parlano tra loro, eccetera, eccetera. Ma la cosa che mi stupisce sempre, questo mi ha stupito a Modena, meno a Modena sinceramente, e mi ha stupito anche ieri sera, mi ha stupito altre volte che ho fatto di queste cose. La gente comincia a entrare nel dettaglio tecnico, come a voler sapere di più del dettaglio tecnico. Io dico, la gente non è interessata a cosa fare per togliersi la corda dal collo, ma sapere la marca della corda, chi l'ha prodotta, lo spessorino, tutte queste robe qua. Io dico, ma è allucinante, ma cosa te ne frega? Ma tu il senso di questa cosa? Lo hai capito? Perché se hai capito il senso di sta roba, i pensieri che ti vengono per la testa non sono quelli di volere il dettaglino, ma che cavolo si può fare? Di questo dovremmo parlare. E invece siamo al dettaglino, ma scusate, ma la banca quando concede un prestito, il prestito in realtà è quello che eroga, lo mette in passività, quindi non ci paga le tasse per... Sì, va bene, ho capito, ma questo non ci cambia il nostro stato, la situazione del cavolo in cui ci troviamo. Veramente, c'è questa incapacità. Inoltre, aspetta, io ho detto le cose molto semplici di sera, perché la cosa che sto cercando di diffondere è che noi non c'è più uno Stato, non c'è più uno Stato, ma non solamente per la sovranità monetaria, ma non c'è più uno Stato in senso generale, e vado a spiegare quali sono le caratteristiche che ci devono essere affinché uno Stato si possa definire tale. Quando dici queste cose, vedi proprio che la gente, le persone, gli si illuminano gli occhi, Giuseppe, perché sono concetti che non c'erano. Quindi noi rischiamo di salire, di partire dal quarto gradino, io dico, al livello di conoscenza, lasciando indietro i primi 3, che sono fondamentali. E poi hai ragione tu, cioè si diventa specialisti di quella cosa. Io ti dico anche una cosa antipatica. Io ho pubblicato, anche su Accademia, la conferenza sulle scie chimiche, ma siccome c'è tutto questo discorso sulla sovranità monetaria, su un certo periodo storico che giustamente si sta diffondendo, su tante altre cose, le scie chimiche vengono considerate una roba non importante, ma questo è ridicolo, perché sono una delle cose più importanti che stanno facendo, perché io posso avere pure la sovranità monetaria, Giuseppe, ma se mi avvelenano giorno e notte, se ci riducono l'ambiente a quello che sta diventando, se il cancro è diffusissimo ad ogni livello, se l'aspettativa di vita si riduce, se siamo privati anche delle cose fondamentali, più altre funzioni che hanno queste scie, cioè non abbiamo capito niente. Ecco, lo specialista per me è un ignorante. Lo specialista è un ignorante. Perché? Scusa, posso un attimo? Come, non stai parlando tu? Allora, no, ma se vuoi mi chiedi qualcosa, mi fermo, non lo so. Volevo no, stai andando avanti su quello che vuoi. Volevo completare il discorso. Già noi, Giuseppe, in questo mondo siamo degli stupidi, ma non ci rendiamo conto. Io posso essere un gran medico, ma sono ignorante su altre cose, quindi dipendo da altri su altre cose, quindi non ragiono con la mia testa. E mi devo, come dire, affidare a gente che può essere preparata o impreparata, in buona fede o in cattiva fede. Io posso essere il più grande commercialista, ma non capisco niente di niente. Io posso essere del resto, io posso essere quello che voglio, ma c'è tutta una parte della vita importante su cui io non capirò niente. La mia domanda è, ma questo tipo di società,
con tutto quello che costruisce l'uomo, è, come dire, gestibile da noi? È una società umana o non è più umana? Perché io sono impotente di fronte a tutte queste cose e non potrò mai stare dietro a tutto. Ma non è che l'uomo si sta portando in una direzione che lo porta ad essere semplicemente un oggetto e non più un soggetto, non più colui che agisce, ma colui che ha agito. Ma vedi, anche... riguarda tutti, non riguarda solo me, te, eccetera, questo riguarda anche gli uomini di potere. Capisci? Cioè, è semplice questo discorso. Quindi, quando riusciremo a capire che anche la tecnologia, anche tutto il resto, deve avere un freno, deve avere un freno, perché sennò veramente l'uomo non è più al centro, l'uomo è diventato periferico rispetto a questo mondo. E già gli va bene il periferico, finché non sarà eliminato proprio. Ho capito. E il problema è che c'è come una droga, no? È come una droga, ormai è diventata una droga. Una volta c'era l'ipoinformazione, ora c'è l'iperinformazione. Sono due droghe altrettanto, no, due droghe, beh, forse la prima non è una droga, la prima è una condizione d'essere. Ma l'iperinformazione, l'overload, no? Proprio di carico, esatto, porta a sballare e avere sempre più necessità, come se tu volessi la notizia sempre più eclatante, come se volessi aspettassi chissà quale notizia, addirittura fai la prostituta tra vari canali YouTube e tra vari blog, esatto, per cercare quella più appariscente, non vedi l'ora di comunicarla all'altro. Hai visto cosa ha scritto quel sito, hai visto cosa ha scritto quell'altro, però non scatta il meccanismo, cioè una specie di voyeurismo, no? Voyeurismo. Esatto, guardoni. Della notizia, ma però non fai scattare, anche se il ma però non si può dire, non fa scattare l'operatività, dice, ma io sono uomo, che ci sto a fare in mezzo a tutta questa. Ma non è vero che non si può dire, io perché però lo posso dire, però, ma, posso dire, lasciamo stare queste cose, ma però. No, ci sono diversi aspetti. Una, l'overload viene creata naturalmente, appositamente, con lo scopo di non farti, di non darti di informazioni. Tu non sai quale è prioritario, quale è importante, quale non è importante, perché l'essere umano non sa dare una scala, non sa dire questo è più importante dell'altro, non lo sa. No, fare. Quello lo prendo. Scusa se ti interrompo. Quello avviene allorquando un sito o un canale o qualche network di questi nuovi diventa predominante, autorevole rispetto agli altri, tipo il ma la priorità decide il canale, che cosa è importante o meno lo decide il canale, non lo decide più l'essere umano, non lo decide più la persona che vede, perché la persona è manovrata anche su questo, è manipolata anche su questo, le priorità vengono date da chi comunica, e invece le priorità anche nell'informazione dovremmo deciderle noi, primo. Secondo, è impossibile metabolizzare, cioè lavorare tutte queste informazioni, impossibile, impossibile. Terzo, si genera una dipendenza dalle informazioni, a discapito dell'azione, perché la vita di un uomo dovrebbe essere bilanciata tra ciò che io prendo a livello di informazione, che elaboro a livello di pensiero, e ciò che poi metto in pratica, cioè proprio realizzo nel mondo materiale. Invece noi questo equilibrio l'abbiamo perso, siamo sbilanciati verso il mettere in testa, ma non c'è azione. Questo porta diversi problemi di diversa natura, ma anche fisici, anche mentali, e portano col tempo o ad abituarsi o anche ad una certa frustrazione. Quindi questo equilibrio c'è, è come il dare e l'avere. Mettiamo che l'avere sono informazioni, il dare sono le azioni che poi faccio. Se c'è sbilanciamento io ho dei problemi seri. E noi come esseri umani abbiamo problemi seri proprio su questo. Io parlavo stamattina con una persona di Milano al telefono, tra l'altro una persona straordinaria, deliziosa, e gli dicevo la stessa roba, ho detto io purtroppo ho il difetto che mi piace anche il fare, e quando parlo con della gente a cui piace solo il parlare, io dopo un certo periodo di tempo, 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, poi non ce la faccio più. Non posso sostenere un discorso di, cioè stiamo qua a parlare solo di roba teorica e non parliamo mai nemmeno per un decimo del tempo degli aspetti pratici e del fare, perché mi sono scocciato, questa è la realtà. Scusa se io ogni tanto. No, l'ultima cosa, no? Ma è chiaro che se finché tu non ti metti in discussione con l'impegno,
e ne fare solo una questione di con costanza e coerenza, non esci mai dal mondo ideale. Invece bisogna uscire dal mondo ideale e passare a quello reale. Quello reale si chiama l'azione. Ultima domanda cattivella. Non trovi che molti di questi relatori, pur avendo capito, pur avendo fatto analisi approfondite, alla fine hanno un certo distacco nel fare queste cose, vanno lì, svuotano il loro secchio di pensieri, però non si preoccupano del grado di coinvolgimento, non si preoccupano, ecco, di quello che dicevi tu. Cioè, secondo te c'è questa cosa, un certo, come posso dire, una voluta distinzione di ruoli? Allora, ci sono un po' di cosettine, cominciamo a precisare. Io quando inizio un corso di comunicazione, la prima domanda che faccio è: che significa comunicare? E poi faccio la provocazione, dico: io ho un buon eloquio, sono molto preparato sull'argomento, quindi non ho nessun problema di comunicazione. È vero o falsa questa affermazione? È falsa. È falsa. Comunicare significa mettere in comune, se no... Esatto. Comunicare significa farsi capire. La domanda è: ma se gli altri non li capiscono, vuol dire che non hai comunicato, hai parlato. C'è molta differenza tra comunicare e parlare. Certo. Spesso però il linguaggio noi lo usiamo per comunicare, ma spesso il linguaggio lo usiamo per creare barriere oppure per metterci sul piedistallo. Se io uso la nomenclatura tipica di una disciplina, quale può essere per esempio l'economia, ma può essere anche il diritto, ma può essere anche la filosofia, o può essere pure la medicina, eccetera, eccetera, è chiaro che io sto parlando a me stesso, a meno che non ho un pubblico dello stesso livello. Ci parliamo tra noi, la nomenclatura la conosciamo, perfetto, ma se io vado in giro a tenere conferenze, e se chiamano me perché loro non sono economisti, per esempio, e allora mi devo adeguare, devo cominciare a definire i termini, devo fare degli esempi, però costruisco esempi, analogie, metafore, capisci? Richiede tempo, invece a me che cavolo devo stare a pensare? Io vado là, tanto le cose io le so, per cui do per scontato che le sanno, e se non le sanno sono cavoli loro, cosa volete da me? Vi studiate anche voi economia, ma allora scusa, perché vengo a sentire te? Mi compro un libro, me lo studio con tutto il tempo, ma tu a fare conferenze non hai modo di essere, capisci? Cioè questa proprio c'è una mancanza di cultura della comunicazione. Ho capito. Viviamo, è tutto là, perché se noi semplicemente è un po' come quei professori bravi che sanno tutto, ma alla fine finisco. È stato dimostrato che se io leggo e basta, senza scrivere a margine, senza soffermarmi sulle parole chiave, o addirittura creare le parole concetto, lasciamo stare, ma semplicemente leggo, dopo un giorno io ritengo, cioè trattengo il 10%, dopo un giorno, il 90% è andato perso dopo un giorno. Se la stessa cosa me la dice un altro, io la memorizzo al 20%. Se questa persona, anziché parlare, usa anche supporti visivi, immagini, oggetti, eccetera, mi rimane il 50%. Arriviamo al 90% se si fa partecipare alla discussione. Ma è molto semplice, tipo linguaggio interrogativo, tipo ogni tanto chiedere alle persone, capito? Cosa ne pensate? Allora su questo chi mi dice ne discutiamo, rimane il 90%. Le conferenze come sono fatte, Giuseppe? Con supporti visivi? Si mette uno dietro, seduto, no, devi stare in piedi, non seduto. E poi aspetta, ci sono anche elementi di distrazione, perché c'è un relatore, ci sono gli altri intorno che non devono parlare, non devono fare niente, ma perché devono stare là? Poi magari c'è chi si gratta i capelli, chi si infila il dito nel naso, chi sta facendo un'altra cosa, chi scrive al cellulare. Sono tutti elementi di distrazione per un pubblico. Però capisci, stare là al tavolo, magari mettere anche il nome, ma tu vuoi vedere. Quindi, bello così, no? Bello così, non c'è umiltà, detto semplicemente, non c'è umiltà. Quindi lasciamoci, e invece comunicare richiede umiltà. Lasciamoci con un suggerimento che tu daresti, cioè come si fa a far coinvolgere l'altro, ma parlo non del relatore, proprio della persona che ha acquisito un'informazione e poi vuole cambiare il mondo, come si fa? Beh. Ma come si fa? È molto difficile, ci sono persone per esempio a cui tu dici queste cose, oppure vedono, a me è capitato delle persone che hanno visto che facevo formazione, eccetera, mi hanno detto però cavolo, che bello così, com'è che si fa? Che glieli spieghi, sono anche disponibili, invece ci sono persone che proprio guai a toccargli qualsiasi cosa, perché tutto si poggia su questa distanza
io creo tra me e gli altri, io sono io, voi siete voi, capito? È un valetto un cazzo, vabbè, detto diversamente. Ci lasciamo che ritorneremo sulla... No, basterebbe che queste persone che fanno conferenze alla fine lasciassero un modulo di valutazione semplicissimo, con tre domande. Sono stato chiaro? Cosa avete capito? Che cosa non vi è chiaro? Che cosa vorreste approfondire? Perché ti rendi conto là che praticamente ha lasciato pochissimo. Quindi basterebbe un modulo di valutazione, e il modulo di valutazione naturalmente ti farebbe ragionare, perché ti hanno detto le persone che ti hanno ascoltato, non un altro singolo. Capisci? Tu dovrebbe avere questa umiltà di lasciare dopo un modulo di valutazione. Mm-hmm. È un suggerimento pratico questo. Vabbè, ci lasciamo, ma dobbiamo tornare di nuovo con un'altra telefonata, un altro video sulla differenza tra l'io e lo Stato, tra il cittadino e lo Stato, tra il soggettivo, l'oggettivo e quello che... Vabbè, lo Stato non esiste, Giuseppe. La costruzione della comunità, insomma. Ma lo Stato non esiste, dimostrabile giuridicamente che lo Stato non esiste. Va bene. Un caro saluto, Elia. Ciao. Ciao, ciao.